Ma vengo sono subito da in... lei. Senta, ma lei ha fatto anche il vicepresidente del Napoli? O no? O ricordo male? Sì, è così, è così. Oh, è allora, così. Partiamo... Il Napoli che non ha partecipato ora a questa Lega dei Ricchi è una... Cioè, un calcio diciamo un po' irriverente rispetto a quanto accade nei campi periferia, che non esprime solidarietà verso i ragazzini in un momento come questo. Noi dovremmo uscire tra poco allo scoperto anche per vincere, diciamo, la malinconia del virus. Sì. Immaginarsi che stessi invece i bambini e i ragazzini, insomma, vedere queste cose, assistere a questa orda di miliardari che si mettono assieme non per il calcio, perché se ci fosse la centrale dal calcio lo capirei, ma la centrale di cavoli loro, questo è il problema. Però posso dirle una cosa, no? Poi ognuno ha un'idea, diciamo che c'è stata una grande presa di posizione per la difesa appunto del calcio, almeno per come lo conosciamo, e che già è stato stravolto in questi decenni, no? Senza prenderci in giro. Oggi non so se ha letto anche lei, lo dico a beneficio di tutti, questa intervista di Florentino Perez, che è il patron, diciamo, di questa Superlega, è anche il presidente del Real Madrid, e lui dice una cosa, dice: attenzione, o facciamo questa Superlega o il calcio muore, qui c'è in ballo il futuro del calcio, dice, ricordando anche le difficoltà finanziarie che attraversa il mondo del calcio, che non vengono solo per il Covid, vengono da prima del Covid, e che il Covid ha molto aggravato, Mastella. Ma guardi, perché non immaginiamo invece, vorrei dire, Florentino Perez, che ringrazio ancora perché fu invitato tramite un mio amico da lui alla finale di Coppa di Campioni Champions a Madrid quando vinse l'Inter. Però voglio dire, perché non immaginiamo un calcio un po' più, diciamo, da nuovo umanesimo del calcio? Perché non immaginate, ad esempio, e lo dico da ex vicepresidente del Napoli, il mio, posso dire tra virgolette, anche amico Maradona, evidentemente, sì, perché conoscevo bene, insomma, si confidava con me o con lui per quanto riguarda le cose un po' più stravaganti, non ha mai preso soldi quando ha preso l'ultimo brocco di quelli che hanno giocato in Serie A. È ovvio che se invece fanno la ricerca di mercato per prendere giocatori pagandoli a livelli stratosferici, questa è la conclusione. Se invece si azzera questo tipo di possibilità, dando il giusto il debito e dando anche motivo per cui evidentemente uno guadagna di più, ma che insomma i calciatori debbano guadagnare molto molto più e 20 volte più di quello che guadagna qualcuno, diciamo, anche a livelli alti manageriali, francamente è una cosa inconsistente. Quindi occorre un breve percorso. Lui immagini questo tipo, lui immagini in maniera molto diversa. E poi le posso dire, mi faccio fare una battuta. Io sono tifoso del Napoli e sono stato vicepresidente. Oggi però sono il sindaco di una città che esprime il suo Benevento in Serie A, quindi sì, faccio il tifo per Benevento. Ma se se ne andassero avanti alle scatole questi, il Benevento resterebbe tranquillamente in Serie A e non contenderebbe, diciamo, la difficoltà di retrocedere. Quindi mi farebbero anche una cortesia a questo punto di vista. Certo. I Benevento, anche altri. Quindi, però prima si fa meglio è. Cioè, la mia opinione qual è? L'UEFA o altro decidano, stanno qua o stanno di là? Perché ho visto stranamente che queste tre squadre poi hanno partecipato alla Lega Calcio, cioè dicevano: no, noi vogliamo fare il campionato. Ma che campionato fare? Quello di Superlega o il campionato della Lega? Se volete fare i Superman, state all'altro lato, uscite di scena già ora. Quindi questa è la... bisogna essere molto duri e molto decisi su questo. Chiarissimo. Fratoia.